Ed eccoci nuovamente online, ma questa sera per parlarvi di una cosa particolare. Stasera parleremo di pittura e precisamente di come si prepara la colla di coniglio. Cos'è la colla di coniglio? La colla di coniglio è un collante che serve in pittura e nel restauro e soprattutto nell'iconografia. Quindi spostiamoci sul piano di lavoro e andiamo a vedere come si prepara la colla di coniglio. Ok? Sarà una cosa sicuramente interessante. Seguitemi. Allora, eccoci qua a preparare, naturalmente, come si prepara la colla di coniglio. Allora, io mi sono avvantaggiato perché ho già preparato 100 grammi di colla di coniglio. Eccolo qua, come vedete si acquista in granuli, va bene? Così, aceto bianco e 1 litro di acqua naturale. Allora, l'importante, questi sono gli ingredienti. 1 litro di acqua naturale, aceto bianco e la colla di coniglio. Ok? Io mi sono già preparato 100 grammi di colla di coniglio e 100 grammi di aceto bianco. Dopodiché prendiamo un recipiente che userete soltanto per fare questo tipo di lavoro e ci verserete l'acqua, 1 litro d'acqua. Ecco qua. Eccolo qua, qui abbiamo versato tutto 1 litro d'acqua e adesso versiamo i 100 grammi di aceto bianco, ecco qua, e i 100 grammi di colla di coniglio. Distribuitela su tutto la superficie dell'acqua ed eccolo qua. A questo punto non rimane altro che aspettare tutta la notte. Ok? Fate riposare questa miscela, quindi in questo litro di acqua 100 grammi di aceto bianco e 100 grammi di colla di coniglio, fatela riposare per tutta la notte. Dopodiché, domani passeremo alla fase successiva. Ok? Aspettiamo. Ecco, come potete vedere, dopo una notte, va bene? Questa qui è come è diventata la colla di coniglio a bagno nell'acqua e con l'aceto. I 100 grammi di colla e i 100 grammi di aceto, ecco qua, praticamente una poltiglia. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un recipiente più grande, ok? Dove dentro c'è l'acqua e immergere questa pentolina praticamente a bagnomaria. Dopodiché mettiamo il tutto, ecco qua, e accendiamo naturalmente il forno. E a questo punto, ok. Benissimo, a questo punto dovete soltanto stare attenti a far bollire l'acqua che è nel recipiente grande, ma a non far bollire quella contenente la colla di coniglio, perché sennò perde le sue qualità collanti. Quindi molto molto semplice. Dobbiamo soltanto preparare, portare a
a una temperatura, ma non a ebollizione, l'acqua in modo che diventa praticamente si sciolga praticamente tutto. Ma vi faccio vedere man di mano che la procedura va avanti. Allora, a questo punto la colla è pronta praticamente per essere confezionata, diciamo. Ok, quindi a questo punto io mi sono preparato una bottiglia, un imbuto e un colino che serve praticamente per filtrare tutte le impurità che potrebbero essere presenti nella colla. Quindi a questo punto io vado a prendere la colla e cercando di fare poco confusione la verso nella bottiglia. Come vedete, piano piano. Ecco qua, in modo che se ci dovessero essere dei grumi rimangono praticamente nel colino, ma in questo caso mi sembra che è molto pulita la colla, quindi non ci sono delle imperfezioni. Ecco qua. Ecco, ne rimane ancora un pochino. Ed ecco qua. Ecco, a questo punto, per una ottima conservazione, io consiglio di metterla nel frigorifero, nel freezer di casa. Ok? Stando naturalmente attenti a mettere un nastro adesivo in carta specificando appunto cos'è la colla di coniglio, che è colla di coniglio, perché se usate naturalmente il freezer di casa, sicuramente avrete anche degli alimenti, quindi onde evitare di scambiare le cose, io vi consiglio appunto di mettere, ecco qua, questo è sporco, lo togliamo, ecco qua. E allora quando vogliamo fare le cose veloci, allora vediamo un po', perfetto. Ecco, mettiamo così, qui, eccoci, e qui andiamo a scrivere naturalmente il tappo. Perfetto, e qui scriviamo colla di coniglio, così evitiamo di confonderla con qualche altro prodotto che magari abbiamo all'interno del frigorifero. Io però, per praticità, mi sono preparato, perché di volta in volta che vado ad utilizzare la colla, naturalmente, cosa c'è bisogno? La colla, essendo all'interno l'aceto, quindi un conservante naturale, mi permette appunto di conservarla a lungo tempo. Io questa colla la adopero soprattutto per l'iconografia, quindi nell'iconografia non ci devono assolutamente essere prodotti chimici, quindi tutto naturale, come la colla di coniglio, anche l'aceto e l'acqua, naturalmente.
Quindi per praticità, perché per riportare in attività la colla, dobbiamo nuovamente metterla a bagnomaria, quindi riscaldarla e naturalmente riprenderà forma, perché nel congelatore naturalmente diventerà una cosa gelatinosa. Quindi per praticità io mi sono preparato dei vasetti, ok, come questi qui, che io vado a riempire, vedete? E poi metto nel freezer in modo, ecco qua, uno, due. Ecco, 3 e così praticamente ho le dosi abbastanza misurate per fare quello che mi occorre. Quindi di volta in volta io andrò ad usufruire magari o di un vasetto o di due, e l'altra la lascio sempre nel freezer. Questo per avere una dose, diciamo, più utile. Ecco, vado a tappare. Anche qui consiglio sempre il solito procedimento con il nastro di carta adesivo, dove specificherete che comunque è colla di coniglio. Ecco qua, pronti praticamente per l'uso. Eccoci. E anche in questo caso, diamogli un'asciugata. Eccoci. Con il mio nastro di carta adesivo. Ecco qua. E andrò anche qui a scrivere colla di coniglio. Eccoci. Pronta naturalmente per mettere nel freezer. E poi, con più praticità, la potrò mettere a bagnomaria, riscaldarla e utilizzarla. Questo è tutto il procedimento per preparare la colla di coniglio. Spero che vi sia stato utile. È una cosa semplicissima, che potete fare tutti direttamente a casa senza necessità di grandi strumenti. Come vedete, è tutto recepibile, a parte la colla che bisogna acquistarla appunto nei negozi di belle arti, ma poi l'acqua e l'aceto bianco e naturalmente dei pentolini per farla riscaldare. Grazie e spero appunto che vi sia utile questa rubrica.